Ciao amici di Outcast, siamo al The Mix, come potete vedere dal casino circostante. E che cos'è il The Mix? È la serata in cui si beve e si provano un sacco di giochi indie, tipo Guacamelee 2. Guacamelee 2. Andale! Guacamelee 2, vabbè, è come il primo, ma con più gente, più casino e più galli, esatto. Più polli. Sì, ti trasformi in pollo gigante, ma ce ne sono altri tre come te che si trasformano in pollo gigante. Alla fine, allora, io il primo non ci ho giocato molto, però mi sembra molto simile all'uno, con però il fatto che si può giocare fino in quattro in cooperativa. E quindi bordello quadruplicato. Pollame. Poi cosa c'era? Poi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto questo Drokanoid. Ci ho giocato io. È Arkanoid, in cui bisogna disegnare la linea, e disegnando la linea dove vuoi tu, la pallina va, schizza, droghe, poi è tutto al neon, un po' tipo Geometry Wars, quindi proprio la droga colorata al neon, è bizzarro, però ci può stare, poi Arkanoid è sempre bello. Ok. Poi c'era Semblance, che avevo già provato alle 3, al The Mix delle 3. Questa era la stessa demo, un po' più rifinita, un po' più curata, che è questo gioco di piattaforme in cui sia il protagonista che i livelli sono fatti di Pongo, e quindi tutto è basato sul deformare i livelli e il protagonista per risolvere puzzle ed enigmi. Una parola veloce da chi non l'aveva provato alle 3 e l'ha provato qua per la prima volta, dice Antonio. Amici, è molto molto bello, è stato divertentissimo, è tutto di Pongo e non lo so perché mi ha preso la sprovvista e non mi ero preparato niente. Comunque ciao, sto facendo la regia. Poi Black Future 88. Black Future 88 è uno di quei giochi in cui praticamente è tutto procedurale, quindi hai le mappe che si collegano una con l'altra. Però è uno shooterone, quindi vai in giro, spari, le mappe ogni volta sono nuove, è abbastanza fico, è abbastanza interessante, bello frenetico, bello tosto, sembra anche difficilino, quindi provarlo qua è un po' incasinato, però insomma ha del potenziale. Poi Supermarket Shriek, il gioco dove ci sono un ragazzo e una capra in un carrello, che urlano costantemente perché vanno in giro col carrello e devono... Scusate, l'animazione della capra è meravigliosa. E devono... Non importa, tanto comunque c'è il video sopra. E devono fare percorsi, ostacoli, e raccogliere oggetti in giro per i supermercati, arrivare alla cassa, tra l'altro, per uscire al supermercato. È completamente surreale. Tra l'altro il sistema di controllo ha i due grilletti, acceleri col destro e col sinistro, controllando le ruote di destra e sinistra, tipo remare in barca. Quindi è delirante anche da controllare. Meraviglioso. Poi, Blazing Chrome. Grafica stile 16-bit con tanto di effetto tubo catodico, scanline, eccetera. Ed è Contra con un po' di Metal Slug. Come fai? Fai bene. Attenzione, leggo da Instagram: tosto come la sella di un cosacco. L'ha scritta Pocoto questa cosa. L'ho scritta io. Vabbè, però bello difficile. Poi questo Star Bear Bots, che è praticamente Wave Rave 64. E attenzione, attenzione, dalla regia ci dicono che Star Bear Bots è la droga. È il gioco delle barche con l'orsetto e un po' anche Tony Hawk. No, è tutto Tony Hawk. C'è la fisica dell'acqua di Wave Rave 64, per il resto è Tony Hawk con le barchette e gli orsetti. È molto molto figo, molto droga, e il tizio era simpatico. Ci stanno lavorando da 2 mesi, quindi da pochissimo. Sì, ed era già caruccio. Io sarò completamente fuori fuoco. Basta, ho capito, metto sopra dei video di gioco. Dual Joy. Dual Joy, Ikaruga on Drugs. Fantastico. Ci metto più a spiegarlo che a vederlo con un video in sovraimpressione. Fate bene così. Aspetta, fatto però dallo sviluppatore di The Bridge, sì. Diciamo questo. Sì. Non c'entra un cazzo con The Bridge, però... Esatto. Poi Carrion, il simulatore di stronzolo horror, dove tu controlli una specie di blob di carne col mouse e col tasto sinistro,
lo fai andare in giro e si attacca alle pareti, lancia i tentacoli, le budella, lo schifo. Col tasto destro afferri porte o persone e le sradichi e le scagli in giro. Un audio meraviglioso con le urla, i rumori della carne, la musica inquietante. Ed è un, cioè la tagline che è tipo un reverse horror, perché sei il mostro che massacra tutti. Once Upon a Coma, il gioco dell'allegria, una specie di avventura surreale in cui credo sia ambientata nella testa di uno che è in coma e incontri gente che ti dice cose tipo uè ciao faccia di vomito, ok, e risolvere piccoli puzzle, trovare oggetti. Ad esempio la demo si concludeva su uno che aveva mangiato troppo zucchero e quindi aveva una crisi diabetica ed era ingrassatissimo, tappava un pozzo. Ho trovato appesa a un albero la siringa con dentro la, com'è, l'insulina, gliel'ho iniettata nel culo e lui si è ristretto, è cascato nel pozzo e a quel punto sono potuto entrare nel pozzo. Sono giochi educativi, se vogliamo. Delicatissimo. Delicatissimi. E queste sono le cose che abbiamo provato, direi. C'è una marea di altra roba. Come al solito è impossibile riuscire a provare tutto. Va detto che di alcune cose abbiamo appuntamenti per i prossimi giorni, quindi in quel modo ci arrangiamo. Qua è il bordello, io sto finendo la voce, sono stanchissimo, vado a casa. Voi invece andate in Australia? Probabilmente sì. Ciao!